L'assessore Roberto Lagalla ha ricevuto le direttive del Ministero dell'Istruzione del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale e il punto di partenza per stabilire le linee guida del nuovo anno scolastico in Sicilia. La circolare verrà inviata a presidi e prefetti entro questa settimana. La regione vorrebbe riportare il 100% degli alunni in classe già dal primo giorno di scuola, ma per centrare questo obiettivo bisognerà aumentare il numero di docenti vaccinati. È molto probabile che si tornerà in classe con l'obbligo della mascherina. Le lezioni cominceranno il 16 settembre e finiranno il 10 giugno 2022. La Galla vuole evitare la didattica a distanza. L'obiettivo, ha detto l'assessore regionale all'istruzione, è riportare tutti gli alunni in classe ed è un obiettivo che può essere raggiunto, a patto però che aumenti la percentuale di professori vaccinati, numero che oggi è fermo al 65%. Bisogna arrivare ad una quota di sicurezza che il Ministero ha individuato nel 75%. Il vaccino non è obbligatorio, dunque una soluzione per aggirare la resistenza di chi non vuole il siero e l'introduzione del Green Pass anche a scuola.